L'ospedale di Empoli è un ospedale costruito recentemente, in cui sono stati fatti grossi investimenti. Empoli è in una situazione in questo momento di difficoltà perché non si capisce, grazie anche alle scelte politiche regionali, non si capisce perché venga continuamente dequalificato. L'ultima è che la senologia, che è sempre stata considerata un'eccellenza, verrà trasferita in quel di Villa Ragionieri, cosa che noi abbiamo contestato rispetto alle scelte politiche della regione. In questo senso abbiamo fatto un'interrogazione che verrà sottoposta al Consiglio regionale per avere delle elucidazioni, perché non si capisce come mai vengano penalizzate le eccellenze che invece andrebbero premiate. Siamo alle designazioni per il revisore unico dei conti per gli ambiti territoriali di caccia. Revisore unico perché grazie a una proposta di legge che è passata in consiglio a metà febbraio, questo organo composto da 3 persone adesso ne conta una soltanto. Una persona sola per mettere l'occhio su un fiume di denaro, si parla di milioni di euro che ogni anno girano negli ambiti territoriali di caccia in Toscana. Tutto questo alla luce di indagini che ci sono state in passato in alcuni ambiti territoriali di caccia su Arezzo e Siena. Sono arrivate delle autocandidature naturalmente, però il PD ha proposto dei suoi nominativi, quindi nominativi venuti dal territorio grazie al PD, e naturalmente sono stati scelti soltanto questi. Come dire, questa di nuovo è la democrazia in salsa piddina. Abbiamo portato il nostro sostegno a un cittadino del comune di Scandicci, il quale non ha voluto sottostare a un gioco poco chiaro, dove delle personaggi senza scrupoli, e vi riferisco a quelli che sono dei gestori di alcune cooperative, hanno truffato di fatto i loro stessi soci. Hanno concordato in un primo momento l'acquisizione degli appartamenti su un progetto a un determinato prezzo, per poi vedere questo prezzo aumentato del 50-60%. Uno di questi cittadini non ha voluto sottostare a questo grave ricatto e ha preferito andare per via giudiziale. Purtroppo la situazione lo sta portando a subire un'azione di sfratto, c'è stato l'ufficiale giudiziario che ha presentato questo documento, ma siamo riusciti, da parte appunto anche della presenza di molti di questi sostenitori, a fare rinviare da parte dello stesso ufficiale giudiziario la decisione. Se ne riparlerà a breve, perlomeno speriamo, con una soluzione positiva entro un paio di settimane. Molti territori della regione toscana sono preoccupati per l'eventualità che vengano fatti nuovi forni crematori, che a tutti gli effetti sono equiparabili a tanti piccoli inceneritori diffusi per la regione toscana. Noi diciamo no ai nuovi impianti di cremazione con tecniche vecchie, ma chiediamo alla regione toscana un impegno perché adotti le nuove tecnologie innovative a impatto zero, come per esempio la criomazione o tecniche di cremazione a freddo, che non hanno impatto ambientale, non hanno emissioni e quindi sicuramente sarebbero accettate dai territori. UNCEM e la gestione di soldi pubblici. Rileviamo da numerose sollecitazioni, soprattutto degli operai forestali, una difficoltà proprio nel pagare gli stipendi, nel controllare poi il territorio, nel spendere finanze per tutelare il nostro territorio a cui teniamo. E quindi abbiamo preparato un'interrogazione che chiede conto alla Regione Toscana il dettaglio degli accordi, delle collaborazioni, dei protocolli e dei progetti comuni che sono fra regione e unioni dei comuni. Chiediamo anche i relativi stanziamenti finanziari che sono stati ricevuti da UNCEM per capire poi come sono stati spesi i soldi. È una gestione talvolta catastrofica perché ci sono comuni che sono all'interno delle unioni che poi escono. Ci sono gestioni associate all'interno di questi comuni che non funzionano perché c'è sempre la logica del campanilismo. Chiediamo conto di queste cose, vogliamo mettere una lente di ingrandimento per capire le storture di queste gestioni. Il microcredito non è soltanto un'azione di restituzione dei nostri stipendi, è un'idea di governo. Certo, con 1100 imprese che sono partite in un anno e 8000 che partiranno da qui alla fine del progetto non cambieremo l'Italia, però vi stiamo testimoniando l'idea di governo che vogliamo portare avanti,
uno Stato che al di là delle banche permette alle imprese di accedere al credito anche con soldi propri, anche con una banca pubblica che faccia investimenti e che dia alle imprese l'opportunità di convertirsi. Noi questo vogliamo spiegare con gesti concreti come questi, e soprattutto sono gesti che danno credibilità al Movimento 5 Stelle, perché è un movimento che fa quello che dice.